Ciao belli! Ciao, Ciao, ciao buonasera. Ale GP1, buonasera anche Intanto, allora, quelli collegati e quelli che si collegheranno, buona Allora, Immacolata, anche buon se è finita, Immacolata, dai, buona siamo arrivati festa. mega ultra in ritardo, ma ci sono stati degli Sì, in inconvenienti. effetti. Ciao Roby, ci sono stati degli inconvenienti seri tecnici. È il bello della diretta, purtroppo, è il brutto Ciao, della diretta, sì. sì. Allora, ci teniamo a dire di scusarci perché questa sera ci dovrebbe essere stato Filippo, Sì. il ragazzo uomo che doveva parlare di TikTok e di come è un TikToker a questa età matura. E boh, invece alla fine non siamo riusciti, non Vari so, inconvenienti tecnici, tecnici. tecnici, bellissimi. Ciao, Tecnici è bellissimo. ciao, ciao, siete dei grandi, Mos. Ale, non esageriamo. Ciao. Ci doveva essere Filippo, però Beh, ci non siamo aggiunto piazzati altro, siete dei grandi, non aggiunto però, male. No, vabbè. grazie a Dio. Allora, questa sera comunque noi ci teniamo. Se ci sente qualcuno, ci sente Phil, ma prima, a sto punto, ma perché? Ah, aspetta, stavo pensando una cosa. Che Perché non lo moglie. chiamiamo telefonicamente? Sì, aspetta che gli mandiamo un Quello che ti ho audio. detto io 20 minuti fa. Devo dire, bravissimo anche. Filippo, ma se ti chiamiamo telefonicamente, no? Che ne pensi? Facciamo una chiamata così, che ne pensi? Io intanto dell'attesa, vediamo cosa mi dice. Beh, spero di sì, perché almeno lo sentiamo telefonicamente, e superiamo questi inconvenienti tecnici che sono stati veramente disastrosi. Beh, non ci è mai successo, devo No, ammettere, è la prima volta. perché ci dispiace, però ragazzi, è il bello della diretta, insomma. Abbiamo Chiamalo provato, bello. anzi, ho provato ad aggiustare il problema a Filippo, ma non ci siamo riusciti. E attendiamo la risposta da Filippo, se mi risponderà, sembra che non sia arrabbiato. Non lo vedrete visivamente, lo vedrete, Aspetta lo che intanto sentirete più che altro. magari Vediamo qualcuno se Filippo riusciamo. può esserci. No, vedremo. Comunque, Pino, parla un po' di TikTok. Cosa ne pensi del mondo di TikTok? Ah, allora, TikTok ci tenevo a precisare che oltretutto questo è cioè comunque un social nuovo che è. Diciamo che sono partito con l'idea, ecco, noi, allora, adesso usiamo anche noi TikTok perché non facciamo gli ipocriti e non No, facciamo i certo. veniali. È una cosa del quale ero comunque scettico. Io ho iniziato col dire, classico stereotipo di TikTok, sai come si dice? TikTok viene Certo. usato dai dodicenni per ballare mezze nude, ta 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 Sì, parlavi, patapam. sculettare. Ma tra l'altro c'è qualcuno tra i nostri follower che ha TikTok? Chiedo. O che fa dei TikTok? Perché comunque accessibile a tutti, i ragazzini lo fanno. Non ce ne sta Boh. nessuno? No, ma Niente adesso TikToker. usciranno. Ok. Mi ha detto che gli va bene in chiamata. Aspetta. Tra un po' avremo Filippo. Comunque Vediamo ci se. tenevo a concludere un attimo il discorso. Vai, che io lo provo a mettere così. TikToker è una piattaforma non da disprezzare perché comunque è vero Ma che. aspetta un attimo, Pino, che vediamo se riesco a Vai, vai, vai. metterlo in live il nostro ragazzone. Filippo, tu ci senti? Sì, vi sento. Ok, voi da spettatori Oh. lo sentite? Chiediamo anche agli Da casa spettatori. si sente? Da casa lo sentite? Io Fatemi devo ammettere che sapere. lo sento. Tu lo senti? Io lo sento, Bene o devo male? ammetterlo. No, sento bene. Parla, Pi. Filippo, tu ci senti ancora? Sento forte e chiaro, sì. Ok, aspetta che metto in qualche modo. Ok. Sì, ah, c'è anche Simone Boy, ben collegato. Ah, ciao, ancora auguri, buona festa. Ok. Anche Adesso se è finita, domani si lavora. come lo sentite, ragazzi? Diteci come lo Aspetta. sentite. Tu mi senti, Filippo? Sì, vi
Ok, senti anche, aspetta che faccio Oh. così. Senti tutto? Ok, Pino, parla un Ok, attimo. perfetto. Phil, tu mi senti? Perfetto, Ok, ragazzi. ti sento anche io. Siamo a posto, allora possiamo quasi cominciare. Allora, innanzitutto chiediamo scusa per l'attesa, ma abbiamo provato all'ultimo, devo essere sincero, perché non ho mai avuto problemi e sfortuna vuole, questa sera abbiamo dovuto mettere Filippo in chiamata perché è l'unico modo per averlo qua con noi. Sì. È per superare questo inconveniente. Sì, problemi tecnici. Ragazzi, intanto voi da casa diteci se ci sentite, lo sentite bene a Filippo. Io ti faccio subito a Phil una domanda. Come Allora, cominciamo. è nata la passione per TikTok? Cioè, cosa ti ha fatto scoprire di dire voglio aprire un canale TikTok dove ballo? Allora, è nato tutto così per caso nella primavera scorsa, eravamo in pieno lockdown generale, così preso dalla noia, senza nessuna aspettativa, ho aperto TikTok, anche incitato un po', se vogliamo, da mia figlia, perché io già prima comunque pubblicavo video su Facebook, su Instagram, tutti i miei follower dicevano perché non ti metti TikTok, perché saresti l'ideale. Allora io così ho fatto, premetto che io pubblico, cioè ne faccio video principalmente musica anni 90, quindi Franchino, Gigi D'Agostino, Gabriel Ponte, eccetera, eccetera. Ho iniziato a usare TikTok, ho visto che c'erano, cioè, ho avuto sin da subito un ottimo riscontro. Tante persone condividevano questa mia passione degli anni 90, questa mia musica, techno house, hardcore, così ho fatto ed eccomi qua, sono passati 8 mesi e ho superato, diciamo, le 50.000 50.000 follower. follower. Sì. Diciamo che Complimenti. allora, se non avete mai visto il canale TikTok di Filippo, andatelo a vedere, ovviamente. Lui balla reggaeton, ragazzi. No, scherzo, balla No, techno. assolutamente. A me dispiace un sacco non averti in video perché ci dovevamo. Ragazzi, doveva deliziarci con dei Dai, passetti. magari la prossima volta, dai, così vi faccio un TikTok in diretta. Esatto, un bel TikTok in diretta. Bravissimo, bravissimo. Ma Phil, Aspettiamo con piacere. quanti insulti hai ricevuto per il fatto della tua età, che cioè, ti sei messa a ballare questo genere? Allora, diciamo che il 90% dei commenti che io ricevo sono positivi, poi c'è chiaramente quel 10% di gente che rompe le palle, scusate il Puoi termine, dirlo, puoi dirlo. soprattutto Puoi nei dirlo. video dove facevo ballare i miei genitori che sono anziani, quindi ogni tanto chiaramente vado a trovarli e faccio buttare mio papà nella mischia e faccio fare un TikTok e lì sì, da subito insulti a manetta. Del tipo, a 44 anni sei ancora in casa con i tuoi genitori, ma ce la fai, e cose di questo tipo veramente ridicole. Ma che poi tu abiti da, cioè abiti con tua moglie e le tue figlie, che cazzo c'entra? Certo, io ho una casa mia moglie, Immagino. i miei due cani, però i miei genitori abitano vicino a me, a 200 metri da casa mia, e chiaramente io li vado a trovare perché mio papà c'ha 84 anni, mia mamma ne ha 75, quindi è chiaro che io li vado a trovare e li faccio divertire. Tristemente questa cosa piace a molti, ma A me non piace. piace a quei pochi cretini, no? Esatto. Mettiamola così. Phil, scrivono. No. Allora, guarda, Phil, sottolineiamo per quei cretini, allora hai una casa tua, sei sposato con figli, con un cane, hai detto, quindi salutiamo anche il cane, e ci teniamo a sottolinearlo soprattutto per quelle persone che parlano, non voglio dare insulti, ma parlano perché hanno la lingua. Ecco. Esatto, sì. Phil. Per non parlare poi dei pregiudizi che hanno nella mia persona, perché sai, io sono nelle righe, un maestroso, mi piace vestire colorato, Phil. io mi definisco un tamarrete. Ah, bellissimo. E quindi anche questa cosa, sai, la gente chiaramente si basa per quello che vede.
e ti giudica i pregiudizi favorevoli. Apparenza, apparenza, in Italia c'è molto l'apparenza. Sì. Phil, scrivo. L'apparenza conta molto. Phil, qua scrivono che non capisce nulla, suo papà è fantastico, complimenti ai tuoi genitori. Poi vabbè, aggiungono, ci arriva sì alla loro età. Beh, ma ragazzi. Vero, vero, verissimo. Ma ascolta, qual è stato il commento forse più brutto e peggiore che ti è arrivato, che hai letto? Ma ce ne sono stati tanti, eh. Forse uno dei tanti è quello dove mi hanno detto, ma vai a lavorare, non fai niente della tua vita e prendi la pensione dei tuoi genitori. Forse quello credo che sia stato veramente più brutto, perché io comunque lavoro, ma ne faccio tre, ho una casa di proprietà, sono sposato, ho due figli e due cani, diciamo che non mi manca nulla, grazie a Dio. E questa gente con questi commenti che salta fuori così, non me lo spiego. Vai a vedere il loro profilo e hanno due follower e sono lì solo per rompere le palle. E questo è Sì, quanto. ma perché non hanno niente da fare. Sono Aspetta. loro che non hanno niente da fare. Trovassero qualcosa da fare, non Si avrebbero il tempo per chiama commentare. Filippo Dattilo. Raga, seguitelo perché balla techno, dance anni 90, remember stile franchino, progressive. E ha fatto anche un TikTok reggaeton e l'ho visto, è inutile che dici di no. Va bene, va bene. Ah, quindi hai 44 anni? Io ho quasi 44, si fa 15 giorni ho 44 anni, sì. Accidarbolina, non l'avrei mai detto, li porti strabene. Ecco. Dai, ciao. Arrivarci alla tua età così, eh? Arrivarci, veramente. Se ci arrivassi io alla tua età così. E di fare chiaramente attività fisica. Sì, ovvio. Ok. Attività fisica fai. Cambiamo discorso. Almeno tutti i giorni. Io ho fatto karate a livello agonistico Ok. per tantissimi anni, sono arrivato in nazionale, sono stato 5 anni in nazionale, quindi sono un atleta, insomma, mi alleno praticamente tutti i Cioè, giorni. insomma, non fare il coglione Pino che ci corca di mazzate questo. No, assolutamente, sono un Ma io sono un grandissimo campione di mangiatore di sushi comunque, cioè anch'io ho a che fare con l'Oriente. Ok, a parte gli scherzi. Filippo, ma tu la prima volta che sei approdato su TikTok, cosa ne pensavi cioè, del mondo TikTok Ma proprio? sinceramente pensavo di divertirmi senza nessuna aspettativa di nessun tipo. Pensavo a divertirmi, a regalare un sorriso, perché chiaramente io ho aperto TikTok che eravamo in piena emergenza Covid, in piena lockdown generale, quindi la gente voleva divertirsi ed essere spensierata. Io ho fatto così e tutt'oggi faccio così, in piena emergenza, che tuttora appunto stiamo ancora vivendo purtroppo. Spero di regalare un sorriso con la mia musica, con i miei balletti, visto che molta gente appunto condivide questi miei video, questi miei balli anni 90, perché io poi mi immedesimo a quando ero pischello, a quando avevo 15 anni e ballo nello stesso identico modo. Però devo chiederti una cosa che qua proprio, Sì, ma vai, vai. dimmi la verità, ma i prank che fai a tua moglie? Quanto ti scassi da ridere dopo che, cioè, quando li rivedi? Un sacco, Ma io non so se avete avuto modo di vederli tutti, ma tutti, tutti. mi piego, a parte che l'ho fatti anche a mia mamma, che è anziana, No, poverina, Phil! a momenti Ma dai! con sparso di ketchup sulla faccia, Sì, che quello non l'ho riesco visto! a vedere. Fantastico, se volete vederlo, quel prank è Io eccezionale. mi ricordo quello dove hai fatto finta di affogarti, che è l'ultimo, mi sembra, uno degli ultimi Sì, prank. E poi hai fatto quel. Poi quando c'è anche tua figlia che forse stavi per mangiare, mi sembra. Madonna, ma che io mi. a volte mio figlio è complice, Ma eh? io. Ma non sembra! Si prende male alle volte perché non se l'aspetta. Sì.
Ma io mi sbudello col tuo TikTok, ti giuro. Quando, infatti, sono iscritto al canale, diciamo così, e appena vedo hai pubblicato una nuova roba, vado subito a vederla e mi sbudello Bestiale. Così e... regali un sorriso, mi sembra giusto. Ascolta, ma allora, cosa ne pensi invece di tutti quelli che usano TikTok in tenera età, per esempio? Undicenni, dodicenni? Allora, io penso che non ci debba essere un'età anagrafica per usare TikTok. Infatti se ne vede di ogni, cioè dal ragazzino all'adulto, all'anziano. È un social che utilizziamo tutti per sorridere, per ridere, per renderci più allegri, per dare grazie appunto alla giornata, per avere quella spensieratezza tale da poter avere una vita quotidiana migliore. Cioè, io la metto così. E trovare anche qualche talento magari, perché ho visto che fra il ballo, fra il canto, perché c'è qualcuno anche che ha una voce stratosferica oltretutto, e quindi boh, trovare anche qualcuno di, cioè comunque qualcosa di positivo. Scusa, non ti ho sentito, non ho sentito la domanda. No, Ah no, ha cioè. detto che in poche parole. È un social dove, cioè, si può trovare anche gente con talento, comunque, non solo, Esatto, solo cioè, è vero che sicuramente. tu guardi la spensieratezza, però secondo me c'è anche tanta gente con talento che lo usa per far vedere il proprio talento. Certo, sì, guarda, allora io ti dico, mia figlia ha un talento, il dono di canto, perché canta veramente bene, però lei è su TikTok ma non pubblica mai nulla, forse per una questione di etica, non lo so. Per una questione forse di apparire, non si vuole far vedere. Poi ci sono tanti bei video di gente che parla veramente bene, di gente che canta veramente bene, quindi Ma veramente sono sì, è talenti. vero. Io posso metterci la mano sul fuoco che forse perché ha paura di essere additata come quella che mette la roba su TikTok, perché i ragazzini, come io non so poi l'età che ha tua figlia, dico la verità, molti Una dicono, di 17, una di ok. 18 e l'altra di Però 14. appena, io appena vedo che uno dice, quindicenne, sedicenne, ho messo il video su TikTok, ti dicono, minchia, su quella piattaforma. Come se fosse la piattaforma del disagio, hai capito? E Ah, sì, viene un po' considerata un po' forse anche la tu è bestia nera quello. dei social. Può essere, no, Phil, anche Ma che... per me, allora io ti dico, dal mio punto di vista, per me TikTok, a parte che il social più seguito in assoluto in questo momento, e poi per me è il social più divertente, dove se ne vede di ogni, di tutti i colori, come dicevo appunto poc'anzi, si vede il talento, come si vede lo spensierato che balla come me, come si vede quel ballerino alla grise, ecco, mettiamola Certo. così. Allora, ragazzi, vi promettiamo Vero. che in futuro lo porteremo direttamente in studio. Causa Covid non possiamo muoverci, però lo porteremo direttamente Ah in sì, studio assolutamente, quando finirà tutto sto macello. e evaderemo di questi cazzo di problemi tecnici che ci hanno attanagliato questa sera. Esatto. Così ci farà un TikTok live. Sì. Ma quindi Vero, vero, assolutamente sì. tu lo farai con me? Certo. Vabbè, ma Ah, io ok. No, assolutamente no. Filippo, lo farò io con te. Allora, promettiamo ai follower che io, appena si potrà invitare Filippo in studio, appena lui verrà, darà la disponibilità, prometto solennemente di fare un ballo, un TikTok con Filippo. lui balla tecno, frate, te lo dico, Ma anch'io sono tecnico, anch'io ballo tecnico, eh. in live io tutti i pezzi che metti li so a memoria, quindi sono un malato anche di quel genere. Sono una figata, veramente. Sì. Ma sai che ogni volta io li ho ascoltati, riascoltati un sacco di volte, e ogni qualvolta che li ascolto mi viene la pelle d'oca, i brividi, Sì, anche a me è ti uguale, stessa giuro, roba. perché secondo me, io non so voi quanti anni avete, però gli anni 90 sono stati 10 anni d'oro per la musica techno, house, hardcore.
Allora, io ne ho 30 e ti dico che giro in macchina con la bandana, non è una bandana, scusa, tipo una sciarpa, ma non è proprio sciarpa, dell'ultimo impero, ti dico solo questo. Caspita, quanti anni all'ultimo impero? Mamma mia. Quanti anni al Sì, che Jais? abbiamo la ditta di fianco, siamo a posto. Girate praticamente tutte. Ah, ok. Selmo è bravo a ballare. Vedrete, perché anch'io andavo a ballare techno, mi piace ancora andare a ballare, anche se ho solo 30 anni. Quando verrò in studio ci mettiamo su tre cubi e Sì? ci facciamo una ballata alla Gisella. Assolutamente. Ah, bravo. Ah, ma quindi tu il Nord Italia le hai frequentate tutte le disco? Sì, quasi tutte. Peter Pan, Cocorico, Jais, Mediterranee. Sì, Galleri. Sì, praticamente quasi tutte, sì. Ciao Nido, ben collegato. Nido, questa sera Ciao, dovevo ciao Nino. essere ospite Filippo, 50.000 e passa follower, ma non riusciamo a fargli funzionare la cam, non so per quale losco motivo, forse ce l'ha con noi. E, No, vabbè. assolutamente no, No, ma no, non tu, il tuo... No, no, tu no, no, l'apparecchiatura... ok. Il tuo PC è l'apparecchiatura che hai usato. Domani voglio ballare, sa, con calma. Domani non posso ballare a lavoro, se no non mi danno lo stipendio. Allora, F, no, Ma perché non è un problema? Io ballo al lavoro. sì, lavoriamo, hai ragione anche tu. quindi io ti Saltiamo dico, sui tavoli, dai. anche me. Io tipo andavo, quando era ancora aperto, andavo allo Shock, per farti capire. Sì, conosco lo show, sì. Bel Là posto. a Milano Cavolo. praticamente tutte le discoteche di Milano ci sono Ah, ok. Gisella idem. Nido arriva con una bella domanda subito così e mi chiede: Oh, bravo, bravo, vai, vai. secondo lui, quante visual dovrebbe fare un video per essere considerato virale? Tante, 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 tante. Ti dico che io ho fatto un video, ho superato, mi sembra, i 4 milioni di visualizzazioni ed è diventato virale. Adesso è un primo nei trend, del mese scorso. Però comunque secondo me almeno 400-500 mila devi fare assolutamente per diventare virale. Nido, hai sentito, quando arrivi a quei numeri con il nostro anche progetto della Young, mi raccomando, dicelo, ricordaci che siamo tuoi amici. Diciamo che io il milione l'ho superato 3 volte in 3 video. Ok. Poi tutti gli altri hanno superato 100.000, 200, 10.000 li supero praticamente tutti i giorni. Però vabbè, il milione è difficile da superare, assolutamente. Ah, ok. No, perché scrive che qualcuno gli dice che per essere virali bastano 3.000 visual. Ma 3.000 visual li faccio io se mi metto, se metto Mamma, con... no. No, no, ma se mi metto Molti, io... molti di più. No, sì, infatti. Posso... Assolutamente. Esiste gente che si compra le visual, i like, i cuoricini e i commenti su TikTok? Sai che io ho sentito parlare di questa cosa, sì, ma sai che non lo so, non saprei risponderti. Io ho sentito parlare, sì, su TikTok, di gente che si compra anche i follower, ma così come su Instagram, Sì, ecco, che su certo. Facebook. Comprarsi le visualizzazioni, come fa? Come si fa? Non lo so. Vabbè, Sai penso che che non te lo so dire. ormai pagando puoi avere tutto, penso. Ah, beh, Ah, chiaro. sì. Senso ha? Cioè, qual è lo scopo poi? Hai Perché? comprato un video, 10.000 visualizzazioni, poi cosa hai fatto? Cosa hai concluso? Niente, perché poi o ti compri 10.000 visual, 10.000 cuori e chi ne ha più ne metta. Cioè, non è... Ma poi... poi penso sia anche una soddisfazione personale. Cioè, vedi un video che ha tante visual, un video tuo, e poi sai che dentro di te sai che le hai comprate, dici, vabbè, Sì, più della infatti. metà non sono vere, dici, vabbè, ok. Allora, sì, soddisfazione personale assolutamente sì. A me piace Vedi. la gente che si diverte con i miei video. Io non guardo le visualizzazioni, non mi interessa proprio assolutamente. È una cosa che non Te guardo. ne frega. Voglio vedere la gente che si diverte, i commenti.
che mi scrivono, che ne so, grande questo pezzo, franchino numero uno, vuol dire che ci sono tante persone Vabbè. che condividono la mia La musica, e tua stessa questo veramente mi fa passione. piacere. Certo, ovvio. E hai mai fatto collaborazioni con altri TikToker? Collaborazioni, sì, qualcuno l'ho fatto, sì. Allora volevo fare anche, io il mese scorso stavo organizzando un flash mob, ovvero un TikTok di più, Ah. no, però poi causa Covid è saltato tutto, volevo raggruppare 20-25 persone e fare un TikTok di gruppo a Milano, però poi con questo cavolo di Covid mi è saltato tutto, Certo, credo di poterlo riorganizzare magari a gennaio dopo le feste. ah, Covid permettendo, chiaro, eh? certo, ovvio, 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 Sì, sì. Pino, ovviamente. hai qualche Ecco, domanda? cosa non fare? Aspetta un attimo. Ecco, Filippo, cosa non faresti mai su TikTok? Dimmi una cosa che non faresti mai. Aspetta, aspetta, perché vi siete parlati uno sopra l'altro. Pino, Ah, ripeti? scusami. Allora, una cosa che non faresti mai su TikTok. Allora, una cosa che non farei mai su TikTok, che non ti so rispondere, eh. Io farei tutto su TikTok. No, no, no! Ballare reggaeton, ballare reggaeton. La fate. Ma farei anche quello, questo è il problema. Allora, Con un ballerino ah, no, vabbè, le cose, diciamo, io ti rispondo io, le cose XXX non farebbe mai. no, ok, ora me ne vado. Faccio Vabbè. rispondere, no, ragazzi, faccio rispondere il boiler. Invece, No, a me non piace, io dico la verità, a me non piace quando qualcuno esibisce il proprio corpo. A me Bravo. è una cosa che mi dà fastidio, ma che sia un uomo, che sia una donna. Bravo, bravo Ci Filippo, sono donne, bravissimo. ragazze, anche giovanissime, che purtroppo, ahimè, fanno vedere il loro seno, il loro fondoschiena, ma giusto per avere follower e per accalappiarsi le visualizzazioni. Allora, ah, beh, sì, concordo. Così come uomini che mostrano solo il loro fisico, la loro bellezza, E poi non sanno però ballare come io Filippo. e poi Bravo. non devo fare altro, perché comunque su TikTok ti devi divertire in un Certo. certo modo, perché se mostri solo il tuo fisico, ma poi alla fine non fai nulla, che senso ha? Sei Cioè, bello ma alla non fine è così. balli, insomma. Vedi, riporto tutto a te. Vedi? Beh, vedi, cioè, mi sembra giusto. Giorgio C che dice grande Phil. Job, non so se lo conosci, ti saluta, grande No, Phil. non lo so, grazie mille Jody, non so, magari mi segue su TikTok, non Può lo so, essere. grazie di cuore. Allora, ci Può scusiamo ancora essere. perché siamo entrati mezz'ora dopo. Speravamo di risolvere il problema con Filippo, ma non ce l'abbiamo fatta. Ci rifaremo, ci Beh, rifaremo. dai, per metà l'abbiamo risolto. Con una bella Sei birretta. comunque con noi. Alzi, bevi una birretta. No, No, io sono Stelvio. vabbè. Sono Ah, ecco Filippo è tanto seguito, ma è astemio. Ai ai ai. Vabbè, ma un difetto ce l'hanno tutti, Filippo, non è un problema. No, ma infatti ecco perché riesci a tenere quel fisico scultoreo. Perché non bevi? Io non bevo, non fumo, non mi drogo, faccio una vita salutare, mangio bene, praticamente mi alleno tutti i giorni, ballo, sono una persona con la testa sulle spalle, Certo. nonostante il mio aspetto, ecco. Ma perché secondo me, vabbè, siamo un paese di apparenza. Di bigotti finti, moralisti, cioè è proprio finzione, quello è il problema vero. Ti è partita l'incazzatura, Pino, stasera? No, Ecco, guarda, colgo anche l'occasione. Scusami, Pino Filippo. è arrabbiato perché ce l'ha con i finti moralisti che poi magari nella loro vita Sì, fanno bene. ecco, allora, se io metto un pantalone giallo, non dovete rompere. I Vedi? coglioni. No, devo stare bravo, devo stare bravo. Guarda, infatti, Filippo, guarda, colgo anche l'occasione per dirti, ecco, la gente che va a ballare. Basta, deve cadere sto stereotipo che praticamente tirano su tutto, qualunque cosa. Basta, c'è anche gente che va a ballare per la musica.
Basta, c'è oh, questo qua di fianco a me, ok, bere beve, perché beve, non si è mai calato nulla, ma basta, eppure è malato di musica, ma basta, cioè, deve Dicono cadere sta cosa. non bisogna giudicare un libro dalla copertina, come dico sempre. Esatto. Cioè non bisogna Oh, bravo. esteriore di una persona. Io purtroppo, vabbè, purtroppo per fortuna, io a me piace distinguermi, ma nel senso che non mi piace vestire di nero, mi piace vestire sempre colorato, la mia cresta bionda, tinta chiaramente, ho la mia barba tinta bionda, ho un sacco di piercing, ho i tatuaggi, ma questo non vuol dire che sono una cattiva persona, ecco. No, 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 certo. Però purtroppo Oh. società per come ci si appare, Certo. come uno appare negli occhi delle altre Sì, persone. perché ti additano subito, praticamente siamo in un mondo dove l'abito fa il monaco. È Sì. quella la Pino Bette merda, siamo arrivati proprio. e il Monaco vuole Eh? toglierti l'abito alcuni, occhio. Allora, basta che se mi togliete l'abito va bene, ma No, no. sono in elevato in mutande. Dico comunque che porti benissimo i tuoi anni, le Se apparenze posso in farmi 10 secondi una pubblicità, gamba. Vai, vai, ti posso? lascio il tempo, vai. Ma certo, Filippo, vai, vai. Alle 20:30 domani sera sono su TV8 a Guess My Age da Enrico Papi. Allora, quindi ragazzi che siete in live, domani No. sera fate una stories mentre guardate Guess My Age e taggatelo se potete. Grazie di cuore. E ovviamente fatelo, che lui sicuramente sarà col sorriso, però ovviamente tanto è già andato in onda, voi sapete anche la sua età, è inutile mo fare i fighi e scrivere l'età, tanto la sapete adesso. Ah, già, è vero. Vabbè, ma tanto è roba registrata, no? Sì, l'ho registrato il mese scorso, sì. Mizzega, ma quindi potevi muoverti? Io pensavo era senza. Sì, vabbè, io faccio qualcosa anche in TV, quindi sì, ti puoi muovere chiaramente con le distanze, con la mascherina, ovviamente. Ah, ok. Abbiamo fatto dei servizi anche su Rete 4 l'anno scorso, Sì? poi il Ok. prossimo anno dovrei fare alle 5, però vabbè, siamo zitti, non diciamo nulla per scaramanzia. Ah, già ha fatto un mini spoiler, raga. Ah, questo qui è un po' spoiler. Non puoi dire le cose future, no? Dimmi, cosa hai fatto a Rete 4? Allora, comincia dall'inizio. Mi hanno fatto un servizio, ci hanno fatto come famiglia un servizio a Dritto Rovescio, non so se conoscete il programma di Del Debbio, Mamma mia. sì, sulla famiglia vegana, perché noi siamo tutti vegani. Ok. E ci hanno fatto questo servizio appunto l'anno scorso, esattamente proprio 12 mesi fa, dicembre del 2019, è andato in Ok, onda l'anno scorso. ok. Ok, e altre esperienze a parte forum? No. Ma comparse, piccoli spot pubblicitari, vabbè, io faccio pubblicità per vari brand, questo però sui social, e poi il prossimo anno si vedrà. Prossimo anno. Vedremo quel che succederà, Sì, insomma. prossimo anno opinionista al Grande Fratello Filippo Dattilo. Ah, no. Non No, sapevo. no, 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 non è che ho centrato dove finirai. No, scherzo, no, ovviamente. Ah, ma dire mai è una vita. No, perché, raga. No, vabbè, ma magari va a forum, raga, che ne sapete voi? Ah, niente, appunto. Infatti ho detto, vedremo quel che succederà. Certo, ovvio. Fai il professore di ballo al collegio, magari, eh? Visto che tanto è ambientato negli anni 90, quindi si può fare. Appunto. No, vabbè, questo è trash, mi sto facendo ridere da solo. Dimmi, Phil, invece dimmi un po', ma ogni quanto pubblichi un tuo TikTok, più o meno? Allora, io pubblico praticamente quasi quasi tutti i giorni, compatibilmente con gli altri miei lavori, quasi tutti i giorni, almeno un video quasi tutti i giorni lo pubblico, sì. Sì.
E hai una sorta di palinsesto, nel senso lunedì faccio techno, poi faccio hardcore. come mi salta in mente, chiaramente i prank li devo un po' studiare, ovviamente. Vabbè, sì. Metto la musica e ballo, assolutamente. Ma così come dicevo prima, come ballavo quando avevo 15 anni. Certo. Sì, non studio niente sui balli, sui video di balli, musica, non studio assolutamente niente. Sui prank, è chiaro che i prank devono essere un attimino fatti come si deve. Beh, sì, ovvio. Ah, Se no, ti organizzati un attimo, se no. ovviamente tua moglie ti sgama dopo 3 secondi. Mi sgama, esatto, sì, esatto. Ragazzi, lo sentite bene voi, Filippo, dall'altra parte? Fatemi sapere intanto. Phil, No, vabbè. ah, mi hanno già menzionato la Stories mentre stanno guardando la live, ok? Ah, perfetto. Filippo, ma invece... Ringraziamo chi ha menzionato comunque, va bene? Michi Memole, ciao. Ciao Michi Memole, ben collegata. Se avete Ciao. domande, tra l'altro... Michi Memole la conosco di TikTok, mi sembra, sì. Ah, ciao Michi Ah. Memole. Allora, ti Allora, salutiamo. ciao, Michi Memole. Questa sera abbiamo lui ospite, anche se per sfiga, di questa piattaforma di Chi per esso non Non lo so. vedete, ma lo sentite. Occhio, quindi, quando vi girerete dietro e lo sentirete bene. No, nel No, senso... lo sentirete ballare, poveri maschi, ovviamente. Non lo Ti sapete, ma lui saluto. mentre il telefono balla, lui si muove sempre. Mi sente anche ora, non sta salendo le scale. Sta ballando, ragazzi. Certo, ovvio. Invece, Phil, ma cioè io mi sono sempre chiesto, e proprio te lo dico col cuore, quanto si guadagna con TikTok? Cioè, si guadagna bene? Allora, non siamo ai livelli di YouTube, assolutamente. TikTok paga veramente una miseria, pochissimo, a meno che non sei ai livelli di Gianluca Vacchi, di Charli D'Amelio, che hanno 1 milione di follower e un botto, proprio un botto di visualizzazioni. Io guadagno veramente una miseria. Devi fare almeno 10 video al mese con più di 10.000 visualizzazioni per poter guadagnare qualcosina. È chiaramente però poca roba. Ma perché non si possono Non ti sommare? so quantificare, però è veramente Ma le poco. visual non si possono sommare? Sì. No, non le puoi sommare le visualizzazioni. Devi fare 10 video al mese con 10.000 visualizzazioni a video. Se A video. non vengono monetizzate? Esatto. Sì. Poi guadagni qualcosina con la live, gente che magari ti regala diamanti, non lo so, ma anche lì poca roba. Se TikTok come paga YouTube, saremmo veramente tutti ricchi, perché YouTube paga veramente bene. Sì, oddio, anche lui ultimamente è un po' sceso. Sì, è calato, sì. Se io avessi i follower iscritti nel mio canale Di TikTok. di TikTok su YouTube, Su YouTube. facessi così tante visualizzazioni, prenderei un botto. Sì, questo sicuro, perché Ah, quello sì. io non so quanto si possa guadagnare a 1.000 visual su TikTok, ma su YouTube siamo intorno, dipende poi anche dalla partnership che hai con YouTube, però può essere anche un 20 a ogni 1.000 visual, per farti capire. Eh Grandi linee. beh, sì. Prima era di più, di più. Vabbè, ma c'è tutto un problema dietro su YouTube, Sì, perché... ma non è solo YouTube, ormai è una guerra fra social, meglio uno, meglio l'altro, è ormai così, cioè. Allora... TikTok adesso ha battuto tutti, eh? E il social più visto in assoluto ha battuto anche Instagram, quindi è quello più in voga. Ma ne sono contento, Vabbè, ma devo io essere sincero. mi sono reso conto, anch'io mi sono reso conto di questa cosa, ma perché secondo me, essendo che è nuovo, sta cercando di dare più visibilità a tutti, e quindi tutti hanno più follower, tutti hanno più like, tutti hanno più Sì, visibilità, e ti invoglia a stare sulla piattaforma.
Esatto, sì, ma poi cioè, è anche più divertente, dai. Sì, concordo. Cioè Instagram Ma comunque certo, ma perché è solo foto. secondo me... Dimmi, dimmi. No, diceva che era solo Ops. foto Instagram. Ah, ok. Più che altro il fatto che secondo me Facebook è diventato magari più... Boh, meno usato perché è di una certa età, secondo me, come me. Instagram ha delle, ha tante restrizioni, e allora TikTok, cioè, racchiudi tutto. Aspetta, Pino, perché Phil stava dicendo. Pino, ti dicevo, scusa se ti ho interrotto, anche se Facebook Ma vai. è il più completo, in È il assoluto. più completo, dice Facebook. Forse sì, più completo, però magari hai tante notifiche più Invadente. boh, un pochettino più invadente, magari sì. E la gente si è un po' rotta. E poi hai delle restrizioni anche lì, secondo me. Comunque, Sì, assolutamente, sì, vero. perché adesso comunque ti chiede l'età, ti chiede tante cose che TikTok gliene frega un cavolo, diciamo così. Ok, Miki scrive, io penso ci sia molta più interazione tra utenti. Dici su TikTok, penso Miki. Sì, ah sì, ok, sì. Sì, anch'io la penso uguale. E poi, Phil, io ti devo fare una domanda che ce l'ho dall'inizio live. Ma tu, cosa ne pensi dei Reels? Cioè del fattore Instagram che abbia copiato palesemente TikTok? Tu dici che ha copiato palesemente Sì, TikTok? secondo me è la copia, io la vedo come la copia, da uno che non usa tanto Secondo TikTok. me no, secondo me no, no, secondo me no. Secondo me non è come dici tu, nel senso TikTok è un'altra cosa, dai. Instagram comunque lo usano tanti personaggi famosi, tanti brand che vogliono Ah, pubblicizzare. quello è vero, però. TikTok invece è tutt'altro. Anche se io ti dico la verità, io che collaboro con vari brand, uso anche TikTok, assolutamente. Certo, Sì. beh, ovvio, ovvio. Io ti Vabbè, dico, sì. invece forse è come è stato creato e messo sul mercato, sembrava la copia, a parer mio. Ma Miki, ah no, Miki pensi che non è così, quindi... Vabbè, anche lei ha scritto no, anche lei, quindi magari una mia, Ah, ok. magari io me la sono vista così, invece non è vero che è così. Sì. No, non è così. Secondo Ma me non è magari così. con qualche modifica, Ma boh. forse come è stata messa all'interno, che ricorda un po' come si fanno i video su TikTok, magari anche quello. Ah, forse quello magari sì. E invece, quanto tempo ci perdi a editare? Scusami, quanto tempo? Ci metti a editarti un video se te lo editi o lo butti fuori così come esce? Quando faccio un video di musica, tante volte ci impiego anche un paio d'ore, sì, assolutamente. Porca Quando troia. Madonna. invece faccio dei prank, a volte ci impiego anche una giornata. Perché, come Minchia. dicevo prima, i prank, devono essere fatti bene. Cioè, ma io li studio, devi anche studiarli prima. Certo. Li devi Vabbè, studiare sì. come farli, Certo. capito? Poi se hai bisogno di un complice, siccome io sto facendo anche delle cose poi anche su YouTube, che poi dovrò fare nei prossimi mesi, le cose vanno prima studiate su carta, Certo, e ovvio. poi vanno, chiaramente va fatto il video. Però Certo. se prima lo Vabbè, studi o sì. se lo fai direttamente ti viene fuori una cagata mostruosa. Certo. Quindi tu, Capito? diciamo che tu ci perdi del tempo più a farli che a fare dei montaggini, tipo taglio una Bravo, scena. bravo, sì, Ecco. esattamente così, sì. Ok. Ah, beh, sì. Perché vengono più apprezzati quelli in presa diretta, forse. Che vengono tutti perfetti, diciamo, dicendo. Sì, è vero, sì. Però il prank lo devi studiare, non puoi Beh, è farlo, ovvio, ovvio. come fai? Sì, questo è per tutti quelli che pensano che ci vogliono 5 minuti e basta.
No, no, Miki, ascolta, io non ho detto che fai cagate, io non conosco cosa fai. Ha scritto, quindi io faccio cagate. No! Ma no, vabbè, ma povero. Ah, no! Ma figurati, Miki, però io penso che dall'altra parte l'utente vede tutto perfetto, senza un montaggio, e dice, wow, che figata questa. Ah beh, sì, forse è Ignorante, vero, salta all'occhio. perché io su TikTok sono ignorante, cioè dico la verità. Ma no, ma l'importante è divertirsi, poi va Certo. come va, nel senso, non bisogna avere nessuna aspettativa, eh. Sì, ah, ho capito. Divertirsi, specialmente in questo momento che stiamo passando una situazione veramente difficile in tutto il mondo. C'è Sì, bisogno di bravo. leggerezza. Un po' di positività. È strano che sono riuscito a dirlo, positività. Ok, ce l'ho fatta. Io Ogni tanto non lo mi si inceppa la lingua. faccio ai livelli di Filippo. No, beh, ma Vabbè, dai. contenuti fai dall'altra parte? Fammi sapere. Io mi diverto come un'anguilla. Non sapevo che le anguille si divertissero, devo essere Ah, sincero. vabbè, si divertono, sgusciano via e loro si divertono. Allora, Il ballo dell'anguilla lo conosci? anguilla. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, abbiamo gli ultimi 10 minuti ancora. Io voglio che tu ricordi l'appuntamento di domani sera. Esatto, Ah no, prima fai un po' di pubblicità al tuo canale, al tuo TikTok. l'appuntamento di domani sera, il tuo canale, il tuo Instagram, il tuo indirizzo di casa, la tua partita IVA, il tuo codice fiscale. Liban, soprattutto Liban. Va Benissimo. benissimo. Allora, Allora, domani sera sarò a Guess My Age su TV8 alle 20:30, il programma di Enrico Papi. Se volete seguirmi nel mio canale Instagram, mi chiamo Filippo Dattilo, oppure semplicemente anche su TikTok, così vedete i miei balli, i miei prank, vi mettete comodi sul divano e vi fate un bel sorriso. Bravo Phil, così ti vogliamo noi. Sempre Bravissimo, sempre positivo. positivi, ma positivi nel senso buono, non positivi al No, Covid, ragazzi. eh? Oh no, no, da. Filippo, mi sei sceso perché questa era la mia battuta che ho evitato di dire stasera. È il numero della carta di... Vabbè, allora, Phil, invece mi chiedono il numero della carta di credito e il codice a 3 cifre dietro, grazie. Ah no, quello. Allora dai, domani lo mando tramite mail. Ah No, no. beh, assolutamente. Ragazzi, se domani lo vedete a Guess My Age, sapete già l'età, io ti seguo ovunque. Già svelata, quindi. Miki, ma fai la finanziera? Cosa fai? Vabbè, no, comunque in famiglia farete i fighi, fate finta di non conoscerlo e direte: ma quello lì, secondo me, guardandolo bene, sembra. Bravo, 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 fai il figo in famiglia, bravo, quando lo guardi, ma Certo, è secondo bellissimo. me ne ha quasi 44. Sì, si vede che è figo. Sì, ragazzi, lo penso anch'io, si vede, ragazzi. E film, ma invece, ultime battute ti devo chiedere, ma i tuoi figli, vero detto, femmina, cosa pensano del padre su TikTok? Hanno ricevuto bullismo a scuola? No, assolutamente. No, ma sono. Ma guarda, te le passerei anche il telefono perché sono orgogliose del loro No, ma padre. io penso che Perché io loro... sono sempre stato. No, ma io sono sempre stato un giocherellone, uno scherzoso. Mi piace vivere Buono. con il sorriso, mi piace vivere la vita all'allegria 360, No, no, capito? certo, ma io... Anche nei momenti bui bisogna ridere, Bravo, cioè io la bravo. vedo così, no? Bravo, Sempre sorridere, sempre andare avanti nella retta via, assolutamente, io la bravo. Certo. penso così. Ma no, Phil, io ho sempre avuto paura che... Ma anch'io penso, Miki, che sia spettacolo, però ho sempre, cioè, sempre, ho avuto paura vedendo le tue figlie, ho detto, magari a scuola i suoi compagni dicono, minchia, ma guarda che papà ti ritrovi, capito? Io avevo... No, sempre per la realtà che c'è adesso, in effetti è una domanda comprensibile, forse. Ma chiaro, sì. Vabbè, ma... Diciamo che vabbè, allora io
sono fuori dalle righe. I genitori delle amiche di Asia, di Sveva, delle mie figlie, sono persone un po' tutte classicone, no? Poi mia figlia, figurati, frequenta il liceo classico. Quindi sono persone un po' di un certo tipo, che si vestono in un certo modo. Modo. Sono lontane, lontanissime da me. È ovvio che quando mi vedono, sai, ma Ma sinceramente non me ne, proprio un sinceramente, sai cazzo. cosa ti dico? Non me ne frega niente, un cavolo proprio. Possono pensare quello che vogliono, tanto io sono così No, ma fai bene, Phil, ma non bisogna cambiare gli altri, cioè bisogna No, assolutamente. la Ma mai nella gente vita. che pensa che devi cambiare per piacere a qualcuno. Oh, non, Bravissimo, no. bravissimo. Phil ha una grande famiglia. No, poi la libertà proprio finisce quando inizia la libertà dell'altro, è inutile calpestare i piedi. Si Mi hai porta sentito? rispetto, non perché è diverso da te vuol dire che è stupido, cioè No. è quello che è. Rispetto reciproco, Assolutamente. cose, ma come dappertutto, come in tutto. Scusami Filippo, sono mezzo sordo, non ti ho sentito. Detto rispetto reciproco, come in tutte le cose, come in tutto nella vita quotidiana, in tutti i giorni, ci vuole rispetto reciproco. Sì. Bravissimo, va applicato anche alla vita reale e Film, non hai solo nei video. sentito prima cosa ti ho detto? Che Joe scrive: No, ha dimmi. una grande famiglia, le sue donne lo sostengono. Grande, grazie. E È vero che il Mirone mi sta questo è un scrivendo. bel complimento, eh. Vabbè, poi scrivo una Sì, bella sì. famiglia. Ho la fortuna, grazie a Dio, io, siccome sono credente, di avere una bella famiglia, due figlie veramente grandissime, studiose, bravissime in tutti i sensi, educate, una moglie stupenda, due cani che sono i miei due figli, Bellissime, tra l'altro. e non mi manca niente, grazie, grazie a Dio. Ma meno male, ma meno male. Ma sai che Bellissimo. posso dirti ancora una cosa? Sai che non l'avrei mai detto che fossi un credente. Sì, Vedi, 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 non questo ti è. sanno ecco lo stereotipo sempre. Cosa vuol dire? Perché è un piercing, allora devi, cioè. Vabbè, ma io no, io ho detto in maniera negativa. Cioè, però è ovvio che uno che si veste in un certo modo così, tutto particolare, uno dice, guarda, questo qua non sarà credente. E quindi anche io sono finito nel primo girone del Filippo, di quello dell'apparenza che diceva all'inizio. Ah, vero, vero, vero. Sei uno di quelli con cui mi sono adirato prima. Infatti. No, vabbè, però è ovvio che, cioè, si sta parlando, non si sta dicendo in Ma maniera offensiva, certo, ma ovvio. certo. Però, Assolutamente, giusto. quindi, Phil, che dire? Follettine, Il follettine. prossimo video, che video? Il prossimo video lo farai vestito da prete. No, no. No, Vestito dai. con i miei calzettoni a qua, magari sul divano. Dai, va bene, va Ah, bene, no, quello mi piace. Carica dei 101 Tecno. No, questo è allucinante. buonanotte. Che dire, Fede? Tanto noi siamo in Oh, dirittura chi è che saluta? Buonanotte. d'arrivo, quindi ti Ah, ringraziamo ok, scusa. tantissimo per essere Grazie a stato. voi, grazie a voi. Mi dispiace tantissimo che non ti abbiamo Grazie, scusaci ancora per l'inconveniente tecnico. potuto vedere. Ciao Miki, ciao Matt. Sarà veramente perfetto. No, però io devo dire una cosa, siamo stati fortunati, Pino. Questo ci rubava la piazza poi, eh. Questo è bello, non è come me te, hai capito? Vabbè, allora aspetta, beh, se lui rubava la piazza, io vado in un'altra casa, che ti devo dire? No, no, mi dissocio da questa cosa, no. Vabbè. Ciao No, sto Filippo. scherzando. Ciao Grazie mille Filippo, ancora. grazie, grandissimo. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Allora, ragazzi, la chiamata è terminata. Andate in pace. Amen. Vi voglio bene. È stato un piacere. Ringrazio tutti per. Continuate così. Grazie. Allora, Bello, grazie a tutti. grazie, Miki, per essere stata con noi. Sara, Riz Trilli, Salutiamo tutti quanti, ok? Trilli, Sara, Gio, tutti Miki, chi c'era? quanti. Perché è stato bello vedervi collegati anche se abbiamo avuto questo disguido.
tecnico. Sì, di sguido e ritardo assolutamente lancinante. Ritardo mentale di tipo. Ferrovie dello Stato. Nico che è collegato al Guaranido, non glielo faccio perché mi ha rotto, lo conosco troppo bene. Quindi se avete un canale, Dai. ragazzi, se avete un canale TikTok anche voi con parecchi follower, scriveteci, non vi fate problemi e vedremo, magari riusciamo a tirare su una bella collaborazione insieme. Vero, Io vero, scriveteci. parlerò in perizoma, ragazzi. L'ha promesso, Ma non quindi. è che posso, si può anche fare altro. Quindi io, che ne No, ma so, posso fare l'assaggiatore, non il l'assaggiatore. massaggiatore, l'assaggiatore, che ne so, di prodotti strani, posso, che ne I so, fare parkour. grilli, ragazzi. Vabbè, ragazzi, Lo sapevo io, siamo arrivati a. salutiamo tutti, siamo addirittura d'arrivo. Esatto, ciao a tutti, buon rimanere, Grazie a tutti. tutti voglio bene, ci vediamo giovedì Buona con festa ancora. Ai ospite Shame che parlerà di freestyle, rap ai 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 ai. italiano. Io farà freestyle, ve lo dico giù, si butterà nella mischia come nei cypher americani, Dai, dai, dai. Mile con Eminem e tutto Ma non quanto. penso proprio. L'hai Vabbè. detto tu l'altra volta che ti facevi anche la blackface per facevi il rapper e Faccio un boh. black qualcos'altro. I follower nuovi, ringrazio chi ci seguirà su Instagram. Faccio una face tanto così. Quindi seguirà ancora su Twitch, vi vogliamo bene. E che Ecco, dire, vero. follettina, buonanotte. Grazie a tutti, buonanotte, buona serata, ciao.